L'Ateneo che la ospita cerca di spiegare che un Ateneo partecipe della volontà di creare democrazia, etica civica, e i colleghi che insegnano anche nel personale che anima e del motore delle nostre attività, delle semplici cose. Cerchiamo continuamente di dire che siamo un Ateneo che nella sua storia, qui la vorrei ricordare, è sempre stato attento ai suoni, ai rumori della città, ai rumori del territorio, se possiamo ancora parlare di un territorio che, come ha ricordato Salvatore Sentis, è un territorio per più versi devastato. Ma nel momento in cui ne daremo contezza alla città e credo anche a qualche cosa che supererà i confini della città stessa, quando da qui ad un mese, se non dovesse avvenire, mi prenderà un esaurimento che già mi sta attraversando, che si continua a spostare la data perché non terminiamo i lavori, insomma, noi della sede centrale nostra dei Tolentini apriremo 3 piani di biblioteca. Ho fatto uno sforzo nel nostro consiglio di amministrazione per tenerla aperta anche il sabato e la domenica fino a mezzanotte. I dati ci confortano, sarà ed è la più importante biblioteca d'Italia per i segmenti di architettura, urbanistica e paesaggio. Ospitiamo collezioni, riprendo il fondo di uno dei padri fondatori di questo Ateneo, come Giovanni Astengo. Abbiamo tutto il suo fondo, abbiamo soprattutto prendere per mano quelli che stiamo cercando di formare anche noi stessi, quindi avere questo luogo aperto. Lo apriremo dicendo alla città venite a conoscerci o a riconoscerci e riproporremo il modo in cui questo Ateneo ha sempre ospitato gli enti democratici che lo hanno caratterizzato. E dico queste cose perché in sostanza la lezione che ci viene da chi ci ha preceduto, che mi ha preceduto questa sera, è quella proprio di sollecitare democrazia ed etica civica in un momento nel quale credo ci sia molto bisogno. Fontanari ha citato con una dose di leggero eufemismo uno dei passaggi del Presidente del Consiglio negli ultimi giorni e devo dire che sembra che l'etica civica fosse volata via, insomma, fosse parola più rapida del pensiero, insomma, molti giornali l'hanno sottolineato, insomma. Credo che invece in questo momento una società così riarsa, che viene animata da guitti di piazza che la cavalcano con un cinismo furbesco, insomma, abbiamo bisogno proprio di serate come questa, di momenti in cui spieghiamo che c'è ancora bisogno di quella democrazia che sia Montanari, che Salvatore Stenzi hanno richiamato prendendo lo spunto da quello che è una delle pagine più belle della democrazia, se dovessi dire, ad usare del termine, del mondo intero. Insomma, c'è stato un convegno a Roma lo scorso anno proprio sulle costituzioni, negli apparati delle nazioni e le due relazioni che hanno accompagnato il commento della Costituzione italiana andavano proprio a dissodare i modi in cui una nazione si era dato un compito di esercitare e di sviluppare democrazia dopo 20 anni di una fase politica che è ben nota a tutti noi, ma nello stesso tempo da una guerra che aveva esacerbato, aveva mortificato quelle due componenti sociali, economiche e umane della nostra nazione. Ebbene, quella Costituzione, sono stati richiamati 2 articoli, ma insomma ricordo qui che è molto bello non soltanto leggere l'ossatura della stessa Costituzione, ma qui 5 volumi che accompagnano il dibattito sotteso alla formulazione di quegli articoli. Insomma, riprendo proprio lo spunto, sono il dibattito della Costituente. Dietro l'articolo 9 ci sono pagine molto belle, tutte le persone che ci avevano lavorato ad arrivare a quella formulazione. E i nomi ci portano lontano, ci portano al momento in cui la politica non era né graffiata né urlata né fatta di tanti talk show che non ci permettono neanche di addormentarci di fronte a un bel filmetto la sera, perché vediamo sempre le stesse note e note facce. Ebbene, insomma, rileggere quegli apparati della Costituente, ci lavoravano personaggi come Moro, come Concetto Marchesi, come Morandi, insomma, persone che pur venendo da sponde politiche diverse si parlavano, insomma, e quell'articolo è la sintesi proprio di tutta quel civismo che animò quegli anni dell'immediato dopoguerra, lo stesso che fu preso per mano da quel senso di communitas che un personaggio
importante nella democrazia, nella cultura, nell'imprenditoria italiana, come Adriano Olivetti ha cercato di trasmetterci con la sua opera in quegli anni. E di recente sono stati ripresi alcuni suoi scritti e sono proprio in questi giorni la pubblicazione di alcune lettere che lui ha mandato un po' al mondo intero, cioè perché le mandava soprattutto al mondo americano, cercando di spiegare che sì, noi siamo una nazione che viene da 20 anni che ci hanno caratterizzato, ma abbiamo anche la coscienza di poter portare avanti una serie di tematiche. Ebbene, sono questi i discorsi che questa sera reggiano, c'è nell'aria proprio questo spirito di democrazia che ha animato le parole di quelli che mi hanno preceduto, che mi sta dando le emozioni nel trasmettervi alcune delle note che avevo preparato. E Montanari, è molto bello leggere il suo libro, io ho avuto delle anticipazioni, poi l'ho catturato soltanto ieri e l'ho letto quasi fino a tarda notte. Leggendo, stamattina me lo sono riportato andando verso l'università e saccheggiando gli spunti che mi avevano più entusiasmato. Ma quando Montanari mette in crisi, e ce l'ha detto anche stasera, il modo in cui la città di Firenze è governata negli ultimi tempi, in buona pace di chi oggi ha lasciato così a metà strada un percorso, se di percorso si può parlare andando a giocare sulla nazione italiana. E Firenze però, insomma, è quella città che è stata una capitale della cultura, ci ha dato una lingua, ci ha dato una letteratura, ci ha dato una filosofia politica soprattutto. E a Firenze credo che il senso di nazione, l'Italia sia nata prima nei libri, nella cultura che nei campi di battaglia. Dopo l'unità, insomma, viene letta come un punto di arrivo, di circolazione di idee. Non so quanto sia stato giusto spostare la capitale, ho sempre immaginato che fosse lì doveva restare la capitale d'Italia, ma quindi in cammino in un sentiero molto pericoloso, però Alfieri si porta a Santa Croce, Manzoni nella famosa frase andò proprio a Firenze a sciacquarsi i panni per cogliere di Firenze il fatto che c'era, come ancora oggi leggiamo, nella riflessione critica che ci fa Montanari nel modo in cui è gestita, amministrata, in cui ci si vive, è stata una concentrazione di genio, di talento. Insomma, quando due date, se ne potrebbero citare tante, tra la morte di Giotto nel 1337 e l'arrivo nel 1487 presso la bottega del ghirlandaio del giovane Michelangelo, ci sono 100 anni di cultura che hanno sedimentato la nostra storia, e Firenze ha insegnato a ricomporre il disordine in una prospettiva proprio di etica civica, quella prospettiva che aveva richiamato Montanari, aveva dato il senso della res pubblica. Quando Leonardo Bruni, cancelliere della città, traduce la Repubblica di Platone, ricordo che è stata pubblicata per più di 300 anni non con il titolo La Repubblica, ma res staccato pubblico, con il senso della cosa alla quale noi dobbiamo dare un contributo. Gli spunti di questa sera vanno in quella direzione, insomma. E ci sono spunti proprio che nascono da quella politica civica. Machiavelli nel Principe ci dice che c'è bisogno di qualcuno, di uno Stato, parla del Principe, ma ci richiama delle norme che devono essere inserite nello Stato. Vorrei solo richiamare qui il capitolo 25 del Principe, quando Machiavelli dice: stiamo attenti, non è che il buon Dio, quel Dio ha portato le spalle a noi, alla società, e ci capitano una serie di calamità, perché se noi non imbrigliamo il percorso dei fiumi, non sistemiamo i torrenti che cascono dalle montagne con delle briglie, se non facciamo dei canali scolmatori, se non creiamo il senso della coltura delle campagne con i presidi dei contadini nel territorio, e allora se non facciamo queste cose le calamità ci arrivano e fanno più danni. Un momento come questo, dove un giorno dopo l'altro vediamo disastri e calamità in Italia, mi chiedo se proprio la mancanza di norme, la mancanza di quei principi che Machiavelli ci aveva anticipato nel 500 non sono ancora da riprendere. Chi ci governa? Chi in Liguria, questo treno martoriato che abbiamo visto per 15 giorni cacciato su delle barche dove sopra avevano costruito delle case che francamente non era assolutamente pensabile che potessero essere fatte. Ed allora questa coscienza dalla cultura deve venire proprio il richiamo
al modo in cui ci comportiamo, ma nei piccoli passi, da quando usciamo da questa stanza. Ricordo che nel 1956 Longhi scrive un articolo sul paragone dove ci dice: molto bello quello che la Costituzione italiana ha detto, ma cerchiamo di catalogare le nostre opere d'arte, cerchiamo di catalogare tutto quello che ci sta attorno. Questo tema viene ripreso da Cantimori, che riprende da storico proprio il senso della narrazione della storia, fatta di tanti sedimenti che fanno delle tante parti d'Italia un unico, grande e importante paese. Allora stiamo attenti alle norme, riprendiamo Cataluccio nel suo libro La memoria degli Uffizi, ci dà, forse è uno degli assenti di questa sera, sarebbe stato bello averlo al nostro tavolo, magari la Centanea ce lo ripropone in un'altra occasione, questo libretto delizioso, La memoria degli Uffizi, dove ci spiega che la domenica andava con suo padre che gli spiegava che cosa erano le varie parti degli Uffizi. Devo dire che anch'io faccio queste stesse cose senza mio padre, ma cercando di colloquiare con quello che era il senso degli Uffizi, delle opere che ci stavano attorno, tanto che avevo detto alla Centanea questo libro, avrebbe fatto piacere scriverlo. E però quando si vede che gli Uffizi sono stati, come ha detto prima Montanà, chiusi per fare una serie di sfilate di moda, la tribuna, che era la tribuna dove le opere migliori degli artisti, perciò si chiamava tribuna, venivano esposte perché dovevano essere mostrate a tutti ed essere prese da esempio nei contenuti delle opere e nella qualità figurativa. E quella tribuna abbiamo visto tette al vento e immagini strane di personaggi che calpestavano proprio quel senso della memoria degli Uffizi che Cataluccio ci aveva ricordato. Però bisogna di norme, insomma. Nel capitolo del volume di Montanaro, quando si parla di Siena, ci ricorda un costituto del 1309, dove Siena dice: stiamo attenti, non bisogna costruirle in un certo modo, le case troppo alte devono essere distanziate dalle altre, la campagna non si può più arare dall'alto in basso perché tutto quanto il terreno di lava va dal contadino di sotto e le cause sono molteplici, i contadini hanno una litigiosità, ma arriamo a giro poggio. Sono le cose che Ambrogio Lorenzetti, negli effetti del buon governo, nel suo affresco nel Palazzo Pubblico, ci racconta. Al di là della qualità estetica, è un manifesto politico messo in pittura. Però se da quello estraiamo le norme del buon governo, sono quelle norme che noi dobbiamo riproporre nella città odierna. Ed è proprio quello che è venuto fuori dagli spunti che ci hanno dato i due oratori e da quel senso proprio di democrazia che io mi sento di attraversare ancora più di quanto non lo faccio, di quanto non lo facciamo tutti. E Montanaro mi ha rubato una cosa che volevo citare a proposito del presunto personaggio di cultura che era Goldin, che avevo detto ci mancava soltanto, lui ha citato gli impressionisti e la neve, ho detto ci manca solo che ce l'avesse fatto, gli impressionisti e la maionese e poi la misura e la colma. E però insomma noi siamo un po' diversi, insomma, siamo un ateneo che i palazzi di restauro non li vende, stiamo facendo uno sforzo. Stiamo facendo uno sforzo nel nostro consiglio di amministrazione, risicando su quello che è il nostro bilancio, con tutti i tagli che ci fa lo Stato nei confronti del rapporto tra centro e periferia, ma i nostri palazzi li restauriamo. Noi non invitiamo Goldini, invitiamo Sentis e Montanaro nella nostra sala. Quindi, adesso per concludere, non so tacere le emozioni che mi pare si sentono anche nel modo in cui, nonostante l'età, testimonia la mia voce, però due riflessioni anche sulla nostra Venezia. Salvatore ci ha detto con molta lucidità questo calo demografico, ma il calo forse è dettato anche dalla mancanza di governo su alcune cose. Faccio solo un esempio: se un comune come Venezia ha approvato non solo i tanti centri commerciali, ma il raddoppio del centro di Ushuaia, che già è ampiamente devastato nel territorio per le sue potenziali attrattività di uomini e cose,
E questo corrisponde al fatto che si chiudono invece i piccoli centri commerciali della città. A Venezia si sono chiusi ben 6.400 piccoli esercizi. Ora, l'esercizio piccolo, il piccolo commercio, quello dove si va a comprare il latte o si va a servirsi di altre cose, anche delle ricadute sociali, che determinano un intreccio di modi di vivere la città, forse le conseguenze del calo demografico stanno anche in questo. Il fatto che dei dati della commercio ci dicono che per ogni posto di lavoro della grande distribuzione commerciale se ne perdono 4 nella distribuzione minuta. Beh, allora, se si perdono posti di lavoro nella distribuzione minuta, questo si riflette anche sul calo demografico. E vorrei concludere su una riflessione che propongo poi a noi che restiamo qui a portare avanti questo senso di continuità della nostra storia. 30 anni fa l'UNESCO fece un'iniziativa che pubblicò il rapporto sull'UNESCO. Sto analizzando insieme a dei colleghi che cosa è successo in questi 30 anni, i punti che la relazione dell'UNESCO aveva sottolineato, e dove si diceva che Venezia, dopo essere stata la culla della grande pittura, oggi, dicevano allora, deve ancora essere la culla delle riflessioni sulla grande pittura. In questo secolo si parla dei Goldini, che giungono a interpretazioni astratte, spazialiste, concettuali, prive di vera riflessione su quello che è il patrimonio storico. E da dove comincia Venezia, si diceva 30 anni fa in quella relazione, e dove finisce il sacrilegio? Ecco, sarebbe interessante vedere quanti sacrilegi sono stati fatti in questi anni. Io non amo le polemiche se non quelle che ci determinano facendo così, raccontando delle cose come faccio qui questa sera, non amo scrivere su lettere, su giornali o altro, ma quando quegli orribili mostri di Ferragni che hanno distrutto i portili di Venezia, soprattutto quello degli attracchi a San Marco, davanti alla chiesa della Pietà o al Lido, allora è via scrivere, se in questa città, no, intanto scrissi, esiste una sovrintendenza, era l'incipit del mio articolo, e poi proseguì, se si dà il permesso di costruire questi orribili mostri di Ferrara, che da San Marco non ci fanno vedere più la zecca, il Palazzo Ducale, la prospettiva della riva degli Schiavoni, lo stesso avviene alla Pietà, al Lido questo groviglio di Ferrara non permette più di guardare quello che c'è dal Lido verso Venezia, non potrebbe vedere, avevo suggerito se deve chiamare Lorenzo Pontile, mi rispose sul giornale il direttore della CTV, dice: sono sorpreso che il rettore dell'Università di Venezia parli male di progetti fatti dai suoi laureati. Allora dovete rispondere facendo uno sforzo su me stesso e dissi: guardi, noi cerchiamo di insegnare come si fa buona architettura e come rispettosa del contesto, se poi voi scappano dalla stalla sono problemi di voi, non certo di noi che insegniamo. Ed allora vorrei concludere ancora con questo tono di emozione che non sottace. Mi scuso Salvatore se cito una cosa che ho detto in un'occasione così, in modo di essere in una serata in cui come al solito ci si alimentiamo del suo sapere, ma soprattutto il manifesto che ha arrivato questa serata, l'Emilia, che mi permette di prendere questo spunto, ed è quello del Battistero di Parma, che non ha avuto grandi danni, ma la società emiliana poi attorno sta ricostruendosi molto alacremente. Ricordo che noi con il nostro Ateneo abbiamo mandato 20 docenti e 40 studenti che hanno rilevato i danni, hanno rilevato tutti i danni, hanno spiegato come si può fare per intervenire e hanno donato gratuitamente questo ai comuni, dicendo poi altri, se sanno prendere per mano questi nostri spunti, portino avanti le realizzazioni. Quando abbiamo incontrato i comuni, i sindaci, gli assessori dei comuni di Milano, Concordia sulla Secchia o altro, si respirava quello spirito democratico che ho richiamato all'inizio. Ebbene, nel Battistero di Parma c'è questa lunetta realizzata da Benedetto Antelami, dove c'è un giovane che corre perché una fiera medievale lo sta inseguendo, si rifugia sull'albero, la fiera con fiamme e artigli sta per scardinare l'albero, si capisce che fine farà, ha un ultimo momento di dolcezza, mette il dito in un favo di api e gusta una goccia di miele. Quando siamo in serate come queste, godiamo di momenti di dolcezza, li stiamo vivendo, ma le fiere sono fuori. Quando uscendo da questo portone si vede l'orribile mostro di Ferrari del Vaporetto, si vede quelle alterazioni di edifici che massacrano quello che è il senso della continuità del paesaggio di Venezia. Quindi usciamo fortificati, richiamando proprio il modo di essere
cittadini, quel senso civico di etica che ci deve animare. E adesso concludo con un'ulteriore sensazione di emozione, dall'altra quella degli archeologi, c'è la Maria Grazia Ciani, c'è la Centanni, c'è Gigi Sperti, richiamando un momento di una citazione di un frammento di un lirico greco, ma prima di quello volevo ricordare una cosa che avevo dimenticato, cioè il passero solitario di Pandiano, che parte dalla Torre Antica e rimirando vai questa preziosa valle. Bene, nella Valle di Recanati ci sono stati negli ultimi 25 anni 14 diversificazioni del piano del paesaggio, le cosiddette modifiche in nome non si capisce di quali interessi. Povero passo, non so che cosa oggi avrebbe arrivato in Milano, francamente. E però concludo con questo frammento di un lirico greco, mi scuso con le persone che più autorevolmente di me portano avanti questi discorsi, e concludo citando questi versi che disse: qualcuno mi disse della tua morte, lacrimò e piansi. Ricordai allora le molte volte che parlando insieme ci raggiunse la sera. Ora tu, amico dall'incarnasso, sei da lungo tempo cenere in qualche luogo, ma vivono e vivranno per sempre i tuoi signori. Credo che questa sera ci dobbiamo sentire tutti, o signori, e la lirica continua. Sempre vibrando i tuoi signori, su di loro ape, che sono i nostri nemici, che tutta la vina non metterà le mani. Cerchiamo di non metterci le mani addosso da chi tradisce la democrazia e i principi di cultura che stanno animando questa serata. Grazie.